Sono ancora qua io. Ciao. Sono video girati lo stesso giorno, si capisce ovviamente, spero, perché sono vestita allo stesso modo. Ovviamente al solito non guardate qui, così ci mettiamo il cagnolone, che è molto carino. Ok, mettiamo il cagnolone qua così non si vede. Niente, questo è un video sulle mie serie TV preferite che ho fatto molto così, tranquillamente sono seduta nel letto, come vedete ci sono i cuscini. E niente, lo metto come video di risposta a un LDS di Mer. Se non conoscete Mer, malissimo, perché è una persona stupenda, veramente. È una ragazza dolcissima e fa dei video molto, molto, molto belli, molto rilassanti. È proprio carinissima. Ve lo straconsiglio. Vi metto giù il link al suo canale e ve lo metto anche qui, così, così. Comunque, le mie serie TV preferite, ve ne dico qualcuna. E in caso me ne dovessi dimenticare qualcuna, lo scrivo qui sotto. E sono una che ho adorato da morire, proprio adorato alla follia, è Desperate Housewives. E praticamente è la storia di queste in principio quattro casalinghe, poi alla fine anche gira di gira sono sempre loro quattro, che sono Lynette, Susan, Lynette della bionda, Susan, la mora con i capelli lunghi, Gabrielle, Gabi, che invece è la mora di origine messicana, e, oddio, è Brie, la signora con i capelli rossi, stupendi questi capelli rossi. E queste signore, queste casalinghe disperate, che poi non sono così disperate, o almeno fanno una vita, abitano in questo quartiere stupendo, Wisteria Lane, un quartiere della città di Fairview, che è una città inventata se non sbaglio, comunque veramente la classica casa americana, no? E hanno caratteri totalmente diversi tutte e quattro. Una serie si intrecciano una serie di storie, comunque tutto ruota intorno all'amicizia di queste quattro persone, di queste quattro donne e ai loro vari amori, litigi. Molto molto carino, molto intrigante, ti fa appassionare proprio tanto. Intanto vedo che un po' la videocamera si è girata. Ti fa appassionare proprio tanto perché è molto, non lo so, intrigante. Pensate che comincia, se lo dico se non l'avete mai visto, ma non credo, insomma, un minimo lo saprete, chiunque lo sa, perché ormai sono arrivata all'ottava stagione ma è già finita, cioè io l'ho vista con i sottotitoli in inglese ed è già finita, quella in italiano, se non è finita, finirà la settimana prossima. E comincia con l'omicidio di una delle cinque case, perché in principio erano cinque, ma proprio la prima puntata comincia con l'omicidio di una delle cinque, che è Mary Alice, che poi per tutte le stagioni di tutti gli episodi sarà la voce narrante, praticamente, che è Brenda Young, no? Come si chiama? Brenda Strong? Non mi ricordo. Comunque. Molto molto bello questo telefilm. Consigliatissimo, consigliatissimo. Vi vedete la prima, la seconda, alla terza puntata non ne potete più fare a meno. Stupendo. Poi un altro telefilm, vi metto giù delle foto, magari delle immagini per richiamarvi a questi telefilm. Non vi ho avvisato prima, ma credo sarà un video molto lungo. Comunque, un altro telefilm cui mi è piaciuto parecchio è stato Once Upon a Time, ovvero C'era una volta. È un telefilm di cui la prima stagione è uscita quest'anno. Se lo stanno facendo su Sky, ma io l'ho visto in streaming in inglese con i sottotitoli in italiano. Bellissimo. Allora, premetto che io adoro il genere. Adoro Harry Potter, maghi, streghe, cose così. Io li adoro assolutamente. Quindi, se non vi piace questo genere, magari non sarà proprio. Non farà proprio per voi, però. Io vi consiglio di guardarlo comunque perché praticamente sono tutti personaggi delle storie che conosciamo, quindi Biancaneve, Cenerentola, Pinocchio, La Bella e la Bestia, tutti questi che sono stati catapultati nel,
dal mondo delle fiabe nel mondo reale, in particolare nella città di Storybrooke. E nessuno di questi personaggi può lasciare la città di Storybrooke, perché altrimenti gli succede qualcosa. E tutto comincia quando una ragazza, che poi si scoprirà dopo chi è, che sarà di fondamentale importanza questa persona, che si chiama Emma, arriva in città. E da lì poi si stravolge tutto. Comunque tutto è dominato da una regina cattiva, una bellissima regina cattiva. Non mi ricordo il nome dell'attrice, ma comunque ve lo scrivo da qualche parte, magari ve lo scrivo qui. Una bella, bella regina cattiva di cui adoro i trucchi e mi sa che prima o poi ve lo ricopio. Una anche perché ha più o meno il mio stesso taglio di capelli, gli occhi castani, i capelli scuri. Bella, le labbra più carnose delle mie, ma bellissima veramente, una bella donna. E niente, e lì tutto gira attorno appunto a questa città. Si deve fare in modo che le persone, che i protagonisti, i rappresentanti, Biancaneve e tutti gli altri che sono stati buttati dentro questa città, appunto, dentro questa città vera del mondo reale, si ricordino. Il problema è appunto ricordarsi che in realtà loro sono dei personaggi delle fiabe. E poi lì si incomincia tutto diciamo, l'intrippo, gli inghippi vari, bellissimo. Ve lo consiglio tanto, tanto, tanto. A me è piaciuto tantissimo l'ultima puntata, perché è uscita ancora solo una stagione. La seconda stagione mi sa che esce verso ottobre. E già, mi sa che la stanno già girando, comunque verso ottobre-novembre dovrebbe uscire. Stupenda, favolosa. E, vi metto sempre giù un link. Poi, quale altro video vi posso. Telefilm. Un telefilm che mi sta piacendo da morire, veramente mi fa tanto, tanto ridere. È The Big Bang Theory, che praticamente parla di questi quattro ragazzi che sono dei nerd e dei. Un altro titolo che non mi ricordo come si chiama, praticamente sono dei nerd, appunto, fissati con la scienza, degli scienziati sono in particolar modo, e sono anche dei fissati con i videogiochi, tipo giochi di ruolo, World of Warcraft, tutte queste cose così. Due vivono in una casa, quindi convivono, e la serie comincia quando sul pianerottolo, nell'altra stanza, arriva una ragazza che è Penny, e da lì poi scocca appunto Leonard, che è uno dei due, si innamora di questa ragazza e poi lì è tutta una serie, ma non si concentra tanto sull'amore di queste due persone, che poi è amore, non è amore, ancora non si è capito. E comunque sono arrivati all'ottava stagione, se non sbaglio. No? Alla quinta. No, alla quinta, alla quinta. Alla quinta, sì. Alla quinta, ma arrivano fino all'ottava sicuro, perché sono stati confermati fino all'ottava. Se non sbaglio. Mi pare di sì. Comunque, a parte questo, i protagonisti sono Leonard, Sheldon, che è, secondo me, il migliore in assoluto, e Rajesh, o Raji, che è indiano, e Howard. E appunto poi c'è Penny e poi si aggiungono, va bene, altri personaggi, ma i personaggi principali sono questi qua. E è molto carina, fa morire dalle risate veramente. È divertentissima, divertentissima. Ed è ancora più bella se la guardate in inglese con i sottotitoli in italiano, perché è favoloso la recitazione proprio di Sheldon. È favolosa, veramente. Recita benissimo, benissimo. Consigliatissimo questo telefilm, assolutamente. Questo non vi possono piacere le casalinghe, non vi possono piacere maghi, streghe, ma questo lo dovete guardare per forza perché è troppo divertente. E un altro telefilm che mi è piaciuto da morire, mi sono seccata tantissimo quando è finito, è stato Ghost Whisperer. Appunto, la serie parla di questa donna che nel telefilm si chiama Melinda Gordon.
nella realtà è interpretata da, cioè, che è interpretata da Jennifer Love Hewitt. Scusate. Non devo far spegnere il computer, che nella realtà è che è appunto interpretata da Jennifer Love Hewitt. Questa donna possiede sin da bambina il potere di vedere i morti, appunto la gente che è morta. Non vi preoccupate, non è vedo la gente morta, cose che fanno paura. Sì, vede i fantasmi in pratica. E lei è sposata con un bell'uomo. E da lì poi comincia appunto a raccontare, praticamente in ogni, sono 5 le stagioni, mi pare, in ogni episodio lei deve aiutare uno o più fantasmi a passare oltre, ovvero ad andare nel regno dell'aldilà, perché sono fantasmi che sono rimasti sulla terra, sia perché sono morti il giorno prima, sia perché sono morti 50 anni prima, perché non hanno risolto dei conti in hanno dei conti in sospeso con i vivi qui dentro. Nella vita reale, appunto, che sono ancora sulla terra. Comunque molto bello, però appunto sempre di fantasmi, cose così mi piacciono da morire, questi telefilm. Questo. Un altro telefilm che mi è piaciuto tantissimissimo, questo credo sia il mio preferito, lo riguardo sempre, appena posso, tra l'altro li stanno rifacendo per ora, ed è Una mamma per amica, ovvero Gilmore Girls, il titolo originale è Gilmore Girls. Io lo adoro, adoro i dialoghi, adoro il rapporto che c'è tra queste due, tra questa mamma e questa figlia, che sono appunto la mamma Lorelai e la figlia Lorelai Gilmore, la figlia Lorelai Gilmore, che però tutti chiamano Rory, e che abitano nella città di Star Solo. Nella città fittizia, mi sa, sì, sa che sia finta. Star Solo, appunto, dove tutti si conoscono, una piccola cittadina. E molto, molto carino. E poi lì si intrecciano amori tra Lorelai e vari personaggi, tra Rory e vari personaggi, amicizie, ma soprattutto quella appunto tra mamma e figlia, che è alla base appunto del. Devo dire che della serie, devo dire che il titolo in italiano è stato proprio adatto. Mi piace anche di più di Gilmore Girls, perché Una mamma per amica ci sta proprio bene, poiché è proprio quello che la funzione. Considerate che Lorelai ha avuto Rory a 16 anni e quindi proveniva da una famiglia benestante che non ha preso proprio bene questa cosa. Comunque da lì poi si sviluppa tutta la serie, che è molto molto carina, devo dire. Veramente approvatissimo questo telefilm. E niente, mi pare di averli detti tutti. Ah, un altro telefilm che mi è piaciuto tanto, che però è finito un po' così, perché è finito con il primo episodio della nuova stagione. E poi non è continuato. Infatti mi è seccato da morire. Era Veronica Mars. Mamma, quanto mi è piaciuta Veronica Mars, proprio tanto. E però pazienza, non l'hanno più fatto. Parlava appunto di questa ragazza che viveva col padre ed era una sorta di detective privato. Il padre era un detective privato e lei era sulla falsa riga. Tant'è che addirittura, no vabbè, non ve lo racconto perché magari ci sta che ve lo vogliate vedere. E niente, comunque era un bel telefilm, bel telefilm. Ah, come posso dimenticare CSI? CSI lo adoro. Anche se non mi piacciono affatto i film horror, scene macabre, io sono molto facilmente impressionabile, però CSI mi piace da morire, ve lo giuro. Mi piace proprio tanto. CSI Las Vegas, CSI Miami, sì, CSI New York. No. Non mi piace, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince, probabilmente gli attori saranno che non mi convincono. CSI Miami sì, mi piace, ma più di tutti sicuramente CSI Las Vegas, con i protagonisti che sono attori molto bravi. C'è quello della decima, undicesima stagione, c'è l'attore di colore che è famoso, quello che ha fatto Matrix praticamente, però non mi sto ricordando come si chiama, un personaggio
particolarissimo. E poi c'è, vabbè, Grissom che ci sta fino alla nona stagione, mi sa. Mi sa che fino alla nona stagione c'è Grissom. Comunque sì, molto molto bello, però appunto molto macabro, quindi non piace a tutti comunque. E niente, questa era appunto la carrellata dei miei telefilm, serie TV comunque preferite. Se vi va, lasciate anche voi un video di risposta sotto il video di Mer, magari, perché comunque, no, anche sotto il mio video, come volete voi, però mi sa che, non so se l'ha fatto qualcun altro, comunque lo metto al suo video perché mi piace tanto i suoi LDS, che significa libero delirio serale, mi sa, sì. E niente, questo è tutto, noi ci vediamo presto. Ciao!